Albano e Romina, la richiesta di Yolanda Carisi alla cantante. Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Albano Carisi. Il cantante negli ultimi mesi, come ben sanno gli appassionati, si è ritrovato nell'occhio del ciclone a causa della separazione con Loredana. I due ex sono stati insieme per circa 15 anni, ma a quanto pare qualcosa o qualcuno li ha separati. Sulla loro rottura, infatti, molti sono stati i pettegolezzi, che hanno interessato quasi il mondo intero. Secondo alcuni, Carisi sarebbe ancora molto legato alla sua prima moglie, ma al momento non ci sono certezze. Quale sarà la verità? Scopriamo insieme cosa ha confessato la madre Yolanda e soprattutto cosa pensa di questa situazione. Albano e Loredana si sono detti addio. Albano e Loredana si sono separati ufficialmente a dicembre 2017. A dare la notizia è stata la stessa Lecciso, direttamente nel salotto di Barbara D'Urso, confermando la loro crisi. La giornalista ha deciso di lasciare Cellino San Marco per andare a vivere a Pavia con la sua famiglia ed iniziare una nuova vita lontano dal cantante. Dalla loro relazione sono nati due bambini che li hanno tenuti legati per ben 18 anni. Albano da sempre, fin dai primi anni della sua carriera, non ha mai voluto che si parlasse della sua vita privata, soprattutto quando negli anni 90 ha perso la sua bambina, avuta dal matrimonio con la Power. Parla Yolanda, ecco le sue parole d'affetto per Romina. Romina ed Albano hanno appassionato per decenni milioni di persone, non solo sul palcoscenico. I due, infatti, oltre a cantare insieme, sono stati legati sentimentalmente per circa 20 anni. Nonostante la separazione, hanno deciso di sorprendere di nuovo il loro pubblico cantando le canzoni che hanno fatto la storia della loro carriera. Oltre ai vari giornalisti, anche la signora Yolanda ha voluto lanciare un appello alla sua ex nuora. Per chi non lo sapesse, la figlia di Tirona ha una grande villa di sua proprietà a Cellino, proprio vicino alla tenuta di Albano. Per tale ragione la Power si reca spesso dall'ottantenne, che le avrebbe detto di tornare a casa e di stabilirsi una volta per sempre lì in paese. Del resto già una volta la cantante era tornata in Puglia in occasione del suo compleanno. Chissà se un giorno i due faranno contenti i tanti fan nostalgici. Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Per tutte le altre news ed anticipazioni sul mondo dello spettacolo e non solo, continuate a seguirmi.